Buongiorno, mi chiamo Andrea Mariotti, sono il responsabile IT di Synergy Education, un organismo di formazione che si occupa di formazione e consulenza a livello nazionale, quindi diciamo che organizziamo sia corsi di formazione per enti, aziende e anche privati, sia ci occupiamo anche della parte relativa ai finanziamenti della formazione tramite l'utilizzo di fondi interprofessionali e sia ricorrendo all'FSE dove ci sono dei bandi disponibili. Utilizziamo il cloud computing soprattutto al momento soltanto come condivisione file. Lo riteniamo comunque il futuro perché in pratica oggi ci si allontana sempre di più dalla postazione di lavoro, non si lavora più solo in un ufficio, ma spesso si è fuori in viaggio. E quindi troviamo importante la possibilità di condividere, ad esempio, dei file verso tutti i partecipanti al team. Al momento lavoriamo con Microsoft, abbiamo attivato Office 365 e nell'offerta Microsoft utilizziamo nel contempo anche OneDrive, perché Microsoft nell'offerta ha incluso 1 TB di spazio per account su OneDrive e questo chiaramente ci ha permesso sia di utilizzare praticamente la suite di programmi per ufficio di Microsoft, sia a ricorrere appunto al cloud stesso per poter poi condividere i file con i partner. Non abbiamo utilizzato al momento altre realtà, ce ne sono di diverse, la maggior parte dei fornitori di software, ma anche nuove aziende stanno sorgendo intorno al cloud computing. Noi al momento siamo abbastanza soddisfatti del servizio di Microsoft. È chiaro che non stiamo trasferendo tutte le nostre informazioni direttamente sul cloud computing. Diciamo che lo utilizziamo soltanto qualora riteniamo sia necessario appunto condividere queste informazioni con persone che non sono all'interno della nostra infrastruttura hardware, oppure anche quando i partecipanti al team di lavoro sono in trasferta e quindi stanno al momento al di fuori dell'azienda. E quindi diciamo che comunque tutte le informazioni aziendali sono al momento mantenuti, conservati all'interno della nostra stessa infrastruttura. Noi siamo 11 dipendenti, abbiamo un server interno, una rete interna sul quale server andiamo a salvare tutte le diverse informazioni. Perché al momento ancora non è certa, anche dalla lettura dei contratti, che cosa avviene, per esempio, nel caso di non rinnovo del servizio, cioè nel senso che se nel cloud computing generalmente si paga annualmente o mensilmente, e se comunque io non rinnovo la quota, non so di preciso quanto tempo ho per trasferire i file dal cloud di nuovo all'interno dell'infrastruttura. Per quanto riguarda la sicurezza, ancora non si è certi, ancora non c'è un indirizzo univoco, quindi non c'è uno standard per quanto riguarda la crittografazione dei documenti. E questo oggi, soprattutto con determinati ransomware, può essere, diciamo, rischioso, nel senso che il cloud computing, non avendo una crittografazione unica, quindi potrebbe crearmi delle incompatibilità nei confronti di ulteriori utenti. Questo è il livello, diciamo che sono i rischi maggiori che noi troviamo nell'utilizzo del cloud computing, cioè non sappiamo dove le nostre informazioni sono salvate, quindi su quali server, generalmente questi server stanno all'estero. C'è anche un'altra difficoltà che non è, diciamo, non è dal punto di vista della sicurezza, ma è dal punto di vista dell'utilizzo. E questo, per esempio, io ne faccio parte, essendo responsabile IT, che spesso le persone che utilizzano il cloud devono essere formate.
devono essere formate nel senso che va detto loro come vanno condivise le informazioni, se condividere solo un file, una determinata cartella e non tutto il cloud, e comunque fargli capire un attimo l'interfaccia con il quale vanno a utilizzare il cloud, far capire anche loro che ad esempio in ambiente Microsoft, nel momento in cui mi loggo PC sono già direttamente sul cloud e quindi posso salvando i file direttamente sul cloud, per esempio nel caso di Microsoft non avviene una copia dell'informazione, ma avviene proprio lo spostamento fisico, quindi sapere che nel momento in cui io sposto un determinato file o determinati file, una cartella all'interno del cloud, per impostazione Microsoft mi sposta la cartella dal mio PC direttamente sul server di Microsoft. È importante saperlo perché se devo effettuare le copie è chiaro che devo andare a riprendere da cloud. Altri utilizzi del cloud, non dal punto di vista dell'infrastruttura, abbiamo avuto diverse proposte anche da Aruba. Noi siamo dei fruitori di Aruba per quanto riguarda il web, ma non ancora per quanto riguarda infrastrutture cloud, nel senso di affitto vero e proprio di un server direttamente su Aruba. Stiamo pensando anche a quello perché chiaramente trasferire l'infrastruttura hardware che attualmente utilizziamo in locale in outsourcing, dovremmo vedere un attimo il rapporto costi-benefici, perché anche qua subentra sempre quei soliti discorsi, o meglio, gli stessi discorsi che ho fatto all'inizio, cioè bisogna vedere il contratto effettivamente, i costi, il risparmio che noi otterremo dal punto di vista dell'infrastruttura interna. Quindi il possibile risparmio per quanto riguarda la messa in sicurezza del network aziendale locale, perché in quel caso andremo a delegare tutto ad Aruba e qui ci stiamo lavorando. E stiamo invece lavorando anche su cloud con Interzen per quanto riguarda effettivamente proprio una piattaforma che è un CRM che utilizziamo a livello aziendale e vengono utilizzati da tutti i nostri dipendenti, su quale inseriamo tutte le informazioni di contatto relativo ai clienti, ai progetti creati per un eventuale cliente e dove vengono quindi memorizzate tutte queste informazioni. Questo lo stiamo testando da circa 2 anni, non abbiamo avuto fino adesso nessun tipo di problematica, lo troviamo molto interessante perché anche in questo caso c'è la possibilità di accedere a determinate informazioni e in questo caso, visto che si parla soprattutto di CRM, quindi stiamo parlando del settore commerciale e quindi dell'interazione con i clienti, abbiamo la possibilità praticamente di accedere a tutte queste informazioni anche in viaggio, anche al personale commerciale dell'azienda che spesso si trova in trasferta. Può avere tutte queste informazioni senza dover essere per forza qui in azienda. Per adesso direi che la nostra esperienza, diciamo, complessivamente è idonea, cioè nel senso che troviamo interessante l'approccio che stiamo avendo con il cloud. Ripeto, non ci ha creato notevoli difficoltà nell'utilizzo delle risorse. Non abbiamo un'esperienza, ripeto, la nostra esperienza è abbastanza limitata soltanto a Microsoft e Interzen, però penso che questa sia comunque la strada del futuro. E nel momento in cui ci sarà uno standard di crittografazione nei diversi cloud, nel momento in cui i contratti saranno più chiari e anche l'eventuale utilizzo delle piattaforme sia più semplice, penso che prima o poi credo che la strada da dove dovremo arrivare è quella, l'utilizzo delle informazioni e avere la possibilità di utilizzare queste informazioni con tutti i dispositivi, quindi dai cellulari ai tablet ai notebook, e non essere limitati soltanto alla postazione d'ufficio. Questo ripeto sempre con il limite,
della sicurezza e della privacy, perché spesso appunto sul cloud vengono memorizzate anche informazioni sensibili e quindi c'è tutto un discorso di privacy e sicurezza. Le informazioni che comunque al momento abbiamo sui cloud, sui diversi cloud, sono limitate soltanto a quelle utilizzo al momento. Per esempio, in fase di progetto, sono informazioni che devono essere portate a conoscenza, per esempio, del personale o di partner esterni all'azienda. Ora, in quel caso, la ricorriamo al cloud, però per il momento ancora non trasferiamo tutte le nostre informazioni sul cloud stesso. Sì, deve essere un po' più chiaro il contratto sulla disponibilità delle informazioni fino a quando, nel caso di mancato pagamento di una mensilità, che cosa succede, quanto tempo mi lasci l'accesso ai dati in modo che ho la possibilità di poterli copiare. Però io credo, ripeto, ci troviamo a buon punto, la tecnologia va avanti, corre, non va avanti, ma corre. E il futuro è quello, perché vedo anche la nostra realtà aziendale, che negli ultimi 10 anni adesso il commerciale è quasi sempre fuori azienda. In effetti noi abbiamo utilizzato prima i CRM sul cloud e poi quando abbiamo rinnovato le licenze di Office siamo passati a 365, in quel caso là abbiamo utilizzato anche OneDrive che rientrava nell'offerta di Office. Come organismo di formazione, chiaramente abbiamo già provveduto diciamo, alla creazione di una piattaforma di learning, però piuttosto che programmarla noi e progettarla noi internamente, abbiamo fatto ricorso alla piattaforma e-learning dell'Università d'Annunzio della Udanet. E questa è una piattaforma su cloud dove in pratica, utilizzando la stessa piattaforma, avendo l'accesso come amministratori, possiamo creare i nostri corsi. E direttamente poi, nel momento in cui si crea il corso, io creo l'utente per il corso learning e quindi dare la possibilità di accedere al fruitore del corso, l'accesso a tutte le informazioni che sono memorizzate nella piattaforma. È una piattaforma abbastanza flessibile perché mi permette di caricare comunque manualistica in PDF, generalmente. Presentazioni, video. Attualmente la stiamo utilizzando soprattutto per i corsi fuori sede, quindi che non svolgiamo all'interno delle nostre aule, spesso ci viene richiesto proprio la FAD, un corso FAD, e in quel caso ricorriamo alla piattaforma Udanet. Tra una piattaforma e-learning e una piattaforma e-learning sul cloud, la differenza sta nel cloud. In pratica io posso anche progettare e quindi attivare una piattaforma e-learning direttamente all'interno di un server locale, però in quel caso ho un dispendio di risorse non indifferente perché dovrei mettere su un server che mi fornisca l'accesso da parte dei fruitori di un corso FAD, formazione a distanza, 24 ore su 24, perché nel momento in cui io avvio un corso e-learning, devo dare la possibilità di accesso 24 ore su 24, quindi si tratta di un server sempre acceso, il quale deve avere comunque una banda piuttosto rilevante, quello dipende dal numero degli accessi. Noi attualmente all'interno dell'azienda lavoriamo su fibra Fastweb, non abbiamo questo tipo di problemi, ma potremmo avere dei problemi nel ottimizzare e progettare un server e tutti i corrispondenti requisiti di sicurezza che richiede avere una piattaforma e-learning in locale, quindi firewall, infrastruttura hardware, risorse anche umane, oltre che tecnologiche, quindi oltre che dispositivi, perché bisogna che una persona stia dietro, effettuare gli aggiornamenti, controllare i diversi log per la sicurezza, evitare possibili manomissioni dall'esterno, perché nel momento in cui un server è in internet sul web è soggetto ad attacchi di qualsiasi forma.
Ricorrere ad una piattaforma cloud mi semplifica molto perché portando in outsourcing re-learning io mi appoggio all'infrastruttura esistente, già ottimizzata, che parlo tra virgolette, dovrebbe avere requisiti di sicurezza ottimali e quindi diciamo, mi alleggerisce di tutti quei oneri che gravano invece ad averlo all'interno dell'azienda, un server e-learning. Quindi anche un server Microsoft all'interno dell'azienda ti permette di avere accesso da remoto. Però è chiaro che nel momento in cui io permetto da remoto di accedere a determinate risorse all'interno di un server aziendale, è chiaro che devo progettare un'infrastruttura che poi abbia delle caratteristiche particolari, cioè deve darmi la possibilità di accedere da remoto, ma nel contempo deve essere sicuro, cioè deve evitare intrusioni da remoto. E spesso questo comporta un investimento sia dal punto di vista di risorse umane, perché comunque c'è bisogno di tecnici informatici preparati e qualificati per poter mettere su un'infrastruttura del genere o per amministrare comunque un server. Oltre a questo c'è bisogno anche di un'infrastruttura hardware, perché? Perché bisogna utilizzare firewall, bisogna utilizzare antivirus, quindi software, bisogna utilizzare server performanti, una connessione deve essere stabile e quindi deve essere chiaramente possibile l'accesso da remoto con una determinata velocità, quindi la banda che deve essere assicurata a seconda del tipo di informazione deve essere adeguata. Quello della banda è una problematica che si presenta anche su cloud. Noi abbiamo avuto anche questo tipo di problematica, per esempio, lavorando in Abruzzo, nelle regioni montuose all'interno, spesso non c'è una copertura adeguata, quindi la navigazione è a singhiozzi e in quel caso può capitare di avere dei problemi di accesso ad un cloud per poter utilizzare delle risorse, ma quello si avrebbe sia dal punto di vista proprio del cloud, sia dal punto di vista interno all'azienda, cioè se io condivido le mie informazioni che sono conservate su un server aziendale da remoto.